Ciao a tutti ragazzi, oggi tappa numero 4 del Giro d'Italia, una tappa molto più difficile rispetto anche a quella di ieri perché ha un arrivo subito dopo un GPM abbastanza impegnativo, quindi dobbiamo fare molta attenzione con Evenepoel e poi magari siccome ci sono un po' di punticini in palio si potrebbe provare a mettere in fuga Hirt per prendere qualche punticino per la maglia azzurra. Ed eccoci qua alla partenza, siamo appunto con Hirt, proveremo a metterlo in fuga. Intanto, come al solito, parliamo della tappa di ieri. Grandissima la Jayco, ha lavorato veramente molto bene, soprattutto Zana, ha fatto certe tirate allucinanti, poi nel finale era ancora lì a dare una mano. E grandissimo Matthews, che ha saputo finalizzare benissimo il grande lavoro. Sono stati praticamente perfetti la Jayco. Poi sono stato molto contento di vedere Pinot a prendere i punti per i GPM. Per la maglia azzurra sono molto contento perché si vede che il suo obiettivo è quella maglia e l'obiettivo è di andare anche in fuga e tentare di vincere qualche tappa, quindi sono molto contento che non provi a far classifica perché non penso ne abbia in questo momento, cioè sono più contento vedergli fare delle fughe e magari provare a vincere le tappe, insomma. Quindi sono rimasto abbastanza contento dalla tappa di ieri, anche dal comportamento di Pinot. E poi grandissimo la Jayco, veramente ha saputo finalizzare perfettamente Matthews, però il grande lavoro della Jayco è stato impressionante. Comunque ora attenzione perché qua la fuga sembrerebbe non voler partire, ci sono ancora troppi scatti e controscatti, eravamo con Scotson che però si è un po' piantato, quindi riportiamoci noi sotto a questi tre qua davanti. Ora Scotson ci aiuta e ci ricongiungiamo adesso. Speriamo che stavolta sia la volta buona per andare. Magari do anche a Hirt per ora di non collaborare perché se riuscisse a guadagnare un po' di gelletto rosso. Sì, anche perché siamo a 2 minuti, quindi a fuga è andata, posso anche dirgli di collaborare. Vediamo se riesce a riempire la barra rossa in tempo per il GPM. Sì, quindi ora ci andiamo a giocare questo GPM di seconda categoria. Vediamo, siamo di sicuro i più scalatori, non penso che siamo i più veloci, però vediamo. Attenzione che è un GPM che spiana abbastanza, quindi bisognerà lanciarla lunga, penso ora, proviamo. Proviamo a lanciare ora la nostra vera volata. Attenzione che grazie a questa curva guadagniamo e forse Hirt riesce a prendersi i primi 5 punti, direi proprio di sì. Quindi buono così, andiamo al prossimo GPM. Altro GPM, terza categoria, quindi 2 punti. Proviamo con Hirt a fare un po' di ritmo per mettere un po' in difficoltà i nostri rivali. Sembrerebbe riuscirci il nostro Hirt. Attenzione che siamo già ai meno 700 metri dal GPM. Il nostro Hirt ancora a tirare, a mettere fatica, parte ora Vermerke. Però direi che il nostro Hirt ora lancia il suo vero sprint e in teoria dovrebbe riuscire a prendersi questi punti. Vediamo, attenzione, per me che non molla, però sì, il nostro Hirt riesce a prendersi anche questi 2 punti. Traguardo volante, ci sono in palio 10 punti per il gruppo, vediamo se con Ballerini riusciremo a prenderci questi 10 punti, appunto. Vediamo, stiamo belli davanti. Attenzione qua, stiamo arrivando a meno 1. Leggera salita mi sembra questo GPM, o forse no perché ora siamo un po' noi in leggera discesa, non lo so, però andiamo a lanciarci ora, vediamo, forse abbiamo fatto un pelino troppo presto, se ci siamo lanciati un pelo troppo presto vedremo. Vediamo il nostro Ballerini se resiste. Sì, direi che ci siamo lanciati allora perfettamente, 10 punti per noi, buono. E siamo anche su questo GPM, terza categoria, sempre 2 punti. Il nostro Hirt dovrebbe già essere virtualmente la maglia azzurra. Vediamo se riuscirà a rafforzare. Attenzione che lancia ora Vermerke, non so pronunciarlo, scusatemi, e lo sprint. Noi gli stiamo un po' dietro e direi che lanciamo noi ora il nostro sprint. Vediamo se riusciamo a passarlo per Merke che ci fa resistenza, però il nostro Hirt riesce comunque a prenderci questi 2 punti. Siamo appena stati ripresi dal gruppo con la fuga, purtroppo Hirt non ha più energie per andare a disputare questo traguardo, questo GPM. No, cosa ho fatto? Perché ho dato a Van Wilder? Pensavo di essere con Hirt, ho dato a Van Wilder il fatto di non perseverare.
Tanto non ho dato il gel blu a Ballerini, ma tanto penso che questa tappa non fosse per lui, quindi amen, glielo diamo ora. E proviamo a prendere comunque questi due punticini con Cattaneo, che potrebbe essere il nostro secondo uomo per questa classifica, quindi perché non provare a portarci un po' avanti con il lavoro. Quindi andiamo a fare una mini volatina e ci andiamo a prendere questi due punti. Non proseguo perché voglio fare la tappa con Evenepoel, avrei in mente di tentare qualcosa nel finale, quindi ci serve Cattaneo perché potrebbe essere un buonissimo uomo insieme a Serri nel finale per scortarci davanti, insomma. Quindi ci vediamo poco prima dell'ultima salita. 8 km all'arrivo, manca poco all'imbocco della salita, siamo qua con Evenepoel e abbiamo Serri qua di fianco a noi. Pronto a portarci davanti, direi che ora è il suo momento di scortarci, mettersi davanti a noi e tirare, perché voglio imboccare per primo la salita assolutamente. Vediamo se ci riusciamo. Grandissimo Serri. Ci sta tirando perfettamente Serri all'imbocco di questa salita. Evenepoel sempre in scia. Grandissimo il lavoro di Serri. No, Serni si è staccato, non l'avevo visto, peccato, era sesto in generale, ma va bene. A questo punto diamo anche a Cattaneo di seguire gli attacchi, che non si sa mai. Diamo un po' di gel rosso a Serri, che può tornare ancora utile. E si imbocca ora la salita con Serri davanti. Il nostro Evenepoel sempre prontissimo dietro. Mamma mia, Serri, che lavoro! Che lavoro, che mi sa che può andare anche a terminare qua, anzi no, per ora ancora gel rosso, quindi lasciamo che prenda ancora un po' di gel rosso, tenteremo l'attacco appena lui finirà il suo lavoro, e lo sta per finire ora, mi sa, perché non riesce a starmi più davanti. Sì, direi, Serri va benissimo così, è stato utilissimo, non perseverare, no, persevera senza limiti, volevo dire, e tocca ad Evenepoel, parte Evenepoel, vediamo con Remco. Se è possibile fare la differenza su questo strappo di seconda categoria. Il nostro Evenepoel sempre davanti, 18 secondi, sta guadagnando, guadagna tantissimo. Attenzione, esce anche Ulissi da dietro. Visto anche Roglic, forse ha messo la squadra a lavorare, non so se abbia attaccato pure lui. Evenepoel perfetto per ora. E ora è il momento di andarsi a prendere il gel rosso per continuare a rilanciare. 25 secondi, ci sono i Bora dietro. I Bora a fare il ritmo. Vediamo se sarà il caso di rilanciare oppure tenerci questo gel rosso per il traguardo. Perché ricordiamoci, il traguardo non è il GPM. Spianerà e poi ci sarà il traguardo. Tanto mi sono ricordato di dare il gel blu ai nostri due Serri e Cattaneo. Vediamo, vediamo. Forse ora ho visto Roglic. Sì, infatti è Roglic. Roglic tenta di uscire. Vediamo se si riporta su di noi. Noi dobbiamo mantenere questo gel rosso perché almeno ne abbiamo ancora per fare la volatina. Attenzione Roglic. 20 secondi, ci sta recuperando. Rosicchia qualcosina, ma poca roba. Al nostro Evenepoel ancora davanti. Nostra maglia rosa. Remco. 2 km all'arrivo. Ora tutto in questa discesa, 17 sono i secondi, sta arrivando, però siamo ad 1 km dalla fine e direi che per Remco questo vantaggio di 20 secondi può ampiamente bastare per andarsi a prendere la quarta tappa di questo Giro d'Italia. Remco Evenepoel si impone in questa quarta tappa e guadagna anche abbastanza, penso sul mezzo minuto. Quindi grandissima la nostra tappa, ci ha lanciati perfetti Serri e poi Evenepoel ha finalizzato perfettamente. Splendida la nostra tappa con Evenepoel che guadagna addirittura 30 secondi su Roglic più i 10 da buono, vabbè lui ne prende 6, quindi abbiamo recuperato in totale 34 secondi di abbuono, 34 secondi su Roglic, su tutti gli altri 35, quindi direi grandissima la nostra tappa, veramente ottima. Evenepoel che ora è in testa con quasi 1 minuto di vantaggio, 59 secondi su Roglic, 1 minuto e 34 su Almeida, poi 1,35 Vine, via via tutti gli altri. Siamo primi anche nella maglia blu.
Maglia blu con Jan Hirt, che riesce a passare ora a Bais e si porta in testa. Nella classifica a punti siamo terzi con Ballerini, che perde una posizione da Roglic, e quarti con Evenepoel, quindi siamo lì. Li abbiamo tutti e due nella top 5, quindi ottimo. Poi ovviamente a maglia bianca è sempre di Evenepoel, e siamo anche primi nella squadra e anche nella combattività con Hirt. Quindi è stata una buonissima tappa per noi e vi do appuntamento a domani con una tappa più tranquilla rispetto a quella di oggi, quindi ci sarà da impegnarsi meno con Evenepoel, ma da impegnarsi molto con Ballerini. Ciao ciao a tutti!